C'è un'Italia straordinaria che sta affrontando la crisi. Sono donne e uomini che con coraggio e con forza ogni giorno si rimboccano le maniche per superare le difficoltà. Chi governa non può girare la testa dall'altra parte. I problemi vanno risolti, i prezzi che crescono continuamente. Io mi sto confrontando con un avversario che ha mille volte più potere di me. C'è il rischio di risvegliarsi in un paese finito sotto un padrone assoluto. Ma farò questa battaglia fino in fondo semplicemente perché sento che è il mio dovere. Per questo abbiamo presentato proposte concrete per aiutare chi da solo non può farcela. È tempo che ogni cittadino rifletta sulla distanza che c'è tra le promesse fatte e quello che è avvenuto dopo, per ben 6 degli ultimi 8 anni. E dove sono finite tutte queste belle cose? Ma noi insisteremo finché avremo voce. Le nostre madri, i nostri padri ci hanno mostrato cosa sono l'onestà, la lealtà, cosa significa aiutarsi gli uni con gli altri. Noi dobbiamo impedire che quei valori vengano spazzati via da un mondo in cui vince soltanto l'egoismo. Ma per riuscirci abbiamo bisogno del vostro aiuto. Non è una promessa, è un mio impegno e lo manterrò.